Ai microfoni di Nero Verde Channel con Mattia Ricci, difensore della Castellanzese. Ciao Mattia, bentornati ai nostri microfoni. Grazie, ciao a tutti. Mattia, ti chiedo per iniziare questa nostra intervista un commento su questa partita. Una partita non semplice, il Valceresi è venuto qui, diciamo, se l'è giocata, come si suol dire, a viso aperto. Era riuscito anche a sorprendervi con il proverbiale gol della domenica, bellissimo, sulla tre quarti. Poi però, come sempre, mi riferisco soprattutto alla prestazione del reparto difensivo che tu qui ovviamente rappresenti. Avete chiuso la porta davanti a tutti. Sì, è una partita difficile, il mister ci aveva già messo in guardia che non sarebbe stato facile contro questa squadra. Siamo partiti forte, poi una disattenzione su quel loro gol che è stato pur bellissimo, ma se eravamo più attenti si poteva sicuramente evitare. Poi siamo stati bravi a chiudere la partita, un'ulteriore disattenzione sul secondo gol, però ormai fortunatamente l'avevamo portata a casa, quindi bene così. Assolutamente sì. Ti chiedo, Mattia, andiamo a cercare, visto che i risultati parlano da sé, la Castellanzese in un ottimo momento ormai da diverse giornate, questa è stata la quinta vittoria consecutiva in campionato, la sesta in tutto il percorso, quindi andiamo, diciamo, a cercare il proverbiale pelo nell'uovo, facciamo i perfezionisti. Quindi ti chiedo, per fare un ulteriore salto di qualità, sempre dal punto di vista difensivo, perché anche oggi tu giustamente dici purtroppo sono arrivati questi due gol, non fa mai piacere prendere gol, quindi in vista anche dei prossimi impegni cosa si può fare per migliorare ulteriormente un reparto che ovviamente è già competitivo di per sé? Sì, sicuramente dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma più che altro l'attenzione durante tutta la partita. Se noi andiamo a guardare i gol che abbiamo preso, nel 90% dei casi penso che derivino più da nostre disattenzioni più che da bravura dell'avversario, quindi la categoria è questa, noi la conosciamo, dobbiamo essere consapevoli che se non stai attento fino al 90 minuto magari un gol lo prendi, se ne hai fatti 4 ok, non cambia niente, ma se fossimo stati sull'1-0 avremmo buttato via due punti.